appropriato, ma si è aperta la struttura del centro di salute mentale temporanea che è stata allocata qui presso l'ospedale. Temporanea perché? Perché il comune di Sarno ha già pensato di adibire una struttura di proprietà comunale da utilizzare per gli interventi su coloro che hanno bisogno, su coloro che purtroppo sono affetti da problemi mentali. Però per aprire questa struttura ci vuole qualche tempo, saranno 6 mesi, 1 anno. La struttura è stata affidata al centro di igiene mentale per 50 anni. Stamattina però si sono aperti alcune stanze che accoglieranno da qui a qualche tempo coloro che hanno necessità di avere una visita, di parlare, di colloquiare, di poter sfogarsi con qualche esperto, medico, psicologo o psicanalista che sia. L'area di festa, ma nell'area di festa si è inserita anche un accenno di polemica con i sindacalisti della CISL, i quali hanno fatto sentire al direttore Corriletti le loro ragioni. C'è stato un confronto, anche serrato, che alla fine comunque ha portato certamente vantaggi alla struttura, in quanto ci sono stati dei chiarimenti fra il direttore, la responsabile di questo reparto e i rappresentanti sindacali, e speriamo che tutto finisca bene. Stamattina ero venuto anche a riverificare una serie di dettagli e vedere come è stato riorganizzato per la fruibilità, eccetera. Ovviamente se siamo sempre abituati ad utilizzare no, ma lo dico anche a voi colleghi, ve lo dico con molta sincerità, che sempre sembrano di un'animosità che poco si addice a chi pensa al benessere e alla tutela psicologica della gente. E lo dico pure a te, Paolo, con molta sincerità, ci vogliamo bene, però quando io dico una parola la mantengo e non c'è bisogno di fare queste manifestazioni. Dopo 8 ottobre, ve lo dico con molta sincerità. Cercate di capire lo stato d'animo di ognuno, direttore. Ma no, però ragazzi, lo stato d'animo di che cosa? Ditemi se è stata sacrificata un'ora di lavoro di qualcuno. No, lei ha detto una cosa giusta. Non avendo più la struttura, ha assicurato comunque i servizi. Sì, ma ho detto è la turistica. Non era la verità. Ovviamente, adesso, se però vogliamo poi rappresentare, è stato mai tolto un turno. Dopo verrà messa una porta qua centrale, già d'accordo con la dottoressa, perché c'è stata una grossa collaborazione fra me e tutti quanti per darci tutte queste strade, perché è un fatto importante che la psichiatria che è stata chiusa. Che dopo, fra un anno circa sarà dislocata via Sarno Palma, sicuramente. Quindi però momentaneamente dedicata solo a loro, già è progettata, ci sono pure i soldi già per andare avanti per i lavori. Riapertura delle attività del centro di salute mentale di Sarno. Centro di salute mentale che è stato chiuso circa un mese fa per una serie di problematiche, per un contenzioso di tipo legale. La riapertura oggi, in tempi relativamente brevi, oserei dire brevi sicuramente, è frutto di una collaborazione, di un sodalizio prezioso tra la direzione del mio dipartimento, quindi tra il dottore Giulio Corriletti e il direttore sanitario dell'ospedale di Sarno, il direttore sanitario che è il dottore Rocco Mario Calabrese. Sarno ci ha gentilmente messo a disposizione per 50 anni con un comodato d'uso gratuito e rispetto al quale sarà possibile riprogrammare tutta una serie di attività anche di tipo riabilitativo, quindi andiamo verso un miglioramento e una fruibilità, un'accessibilità, un'opportunità ovviamente di trattamenti più intensivi diurni. È sempre al solito un centro di salute mentale che sarà aperto H24, è un'altra questione questa. Però io sto parlando della nuova, però questa è un'intervista, mandiamo questa cosa.
Quella è un'altra questione. Sarà aperto H24 come lo era prima, e io sto parlando della nuova sede, dove andremo non appena saranno completati i lavori per i quali hanno già fatto il preventivo, il progetto, eccetera. Sorveglieremo ovviamente che i tempi di realizzazione di tutti i lavori di ristrutturazione, essendo quella struttura purtroppo nel tempo stata vandalizzata e quindi c'ha ovviamente tutti questi aspetti. Si è deciso attraverso le organizzazioni sanitarie del distretto e soprattutto presidiali di dare questo spazio momentaneamente fino a quando non sarà pronto il Melville Jones, che avrà una sua destinazione decorosa, onorevole, proprio per la neuropsichiatria.